Appassionati di calcio a 5, ben trovati. Si rinnova l'appuntamento con Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5, in compagnia ovviamente di Tiziana Pitton. Buonasera, Tiziana. Buonasera, buonasera a Ben tutti. trovata. Diamo conferma a Stefano. Latina, ve le Pensavo spiegate? Tiziana io. Ci ha pensato lei? Beh, non ci sono commenti adatti Sì, dopo il suo. Comunque è un test poco attendibile quello Beh sì, dell'ultimo turno. l'Alfa Turris già, diciamo che già era retrocessa l'anno scorso, quest'anno non ha, evidentemente non ha cambiato troppo la sua squadra. Veniva da un 11-0 casalingo, una bella sconfitta pure lì, e anche con Latina c'è stato poco da fare. Certamente è comunque importante confermare la propria qualità e il proprio valore sul campo, perché evidentemente sono entrati concentrati e hanno fatto vedere che differenza c'è dalle due squadre. Roberto, te l'aspettavi questa classifica, questi valori finora espressi dal campionato? Sì, ovviamente sì, al di là della cattiva partenza del Latina, mi sembra che presso a poco sono state rispettate le indicazioni della vigilia. Daniele? Tutto sommato sì, mi sorprende un po' lo sprint proprio iniziale, questa partenza a raffica della Loa. Sinceramente vedevo qualcosa in più tra le altre romane, soprattutto l'acquedotto. Però adesso vedremo, perché le giornate che seguiranno cominceranno ad arrivare anche gli scontri, che sarà importante, perché sicuramente verranno fuori queste formazioni, come del resto anche il Latina. Il quarto successo consecutivo comincia ad avere una coda piuttosto lunga. Massimiliano Paluzzi, tu che insomma la realtà latina la conosci bene, secondo te questa coppia Jimenez-Maina può fare la differenza? Jimenez Maina comunque sia una coppia che conosciamo bene, quindi credo che al di là della falsa partenza che hanno avuto, alla fine escono fuori i valori, hanno bisogno di tempo, ci possono stare due partite, comunque sia, due sconfitte venute tra virgolette per quasi casualità. La prima con Maina, se non mi sbaglio, non ricordo male che è stato espulso. Jimenez dopo 34 secondi alla seconda partita è espulso contro il Colleferro, quindi una delle pretendenti. Giocare in queste situazioni poi è normale che può venirti a mancare qualcosa. Adesso che hanno fatto quadrato stanno uscendo fuori i valori e credo che alla fine Latina lotterà fino all'ultima partita per poter vincere il campionato. Prima però torniamo ad occuparci di un mondo che a noi è sempre molto caro, quello degli amatori. Si sa, insomma, i tornei sono assolutamente in pieno svolgimento, c'è sempre tanto fermento su queste realtà e allora andiamo a scoprire tutto questo nel nostro tradizionale spazio amatori. Tiziana, debutti anche con lo spazio amatori, andiamo a parlare di questo campionatone. Sì, iniziamo subito con i risultati: Caffetteria Azzurra Dolcenotte 0 a 4, Macelleria Iacchetti, Ristorante La Catena 5 a 8, Mipe Arredamenti, Alfonso Snob 1 a 8, Online Caffè, Caffè Maestro 4 a 0, Panificio Ciammaruconi, Alessandro Style 1 a 2. Andiamo anche a vedere quella che è la classifica, che vede l'Alfonso Snob, Online Caffè, Dolcenotte, Ristorante La Catena, Alessandro Style a 3 punti, Panificio Ciammaruconi, Macelleria Iacchetti, Caffetteria Azzurra, Caffè Maestro e Mipe Arredamenti ancora 0 punti. Ci sono anche i bomber, no? C'è anche Sì, abbiamo anche una classifica dei tutto marcatori che vede. organizzatissimo. Abbiamo ai primi posti Anzalone Andrea con 5 reti e Cappuccio Luca con 3 reti. Roberto, che dire? Questo è un campionatone che insomma sta crescendo. Vabbè, siamo ancora come nei tornei federali, siamo ancora alle fasi iniziali, la prima giornata. Adesso si stanno avviando anche gli altri gironi e sicuramente quello che hai detto bene tu, non bisogna mai tralasciare gli amatori, perché è da quello che poi si crea il serbatoio per almeno per la Serie D e poi in seguito anche per le altre categorie. È da lì che è nato tutto. Bene, a proposito di altro girone, passiamo
Velocemente, allora, sì, l'altro girone, Barbandelloni, SB Buffons 4-2, il Chiodo Sport Village, Balsarini Studio Grafico non è stata disputata, Menossi Marmi, partiamo 6-10, Patria Team, FG Cugini 0-7, Top Dancing, Rara Bellezza 5-2. La classifica anche per questo girone, FG Cugini, partiamo, Top Dancing e Barbandelloni che sono a 3 punti, il Chiodo Sport Village, Balsarini, SP Buffons, Rara Bellezza, Menossi Marmi, Patria Team ancora 0 punti. Rapida anche la classifica marcatori che vede Segala Davis e Camelli Andrea che sono a 5 reti, quindi in testa. Benissimo, e noi per lo spazio amatori avevamo Raffica Porcelli che però diciamo pure è stato... rimosso dal trono, diciamo, no? Tiziana ha proprio divorato tutto in pochi istanti. Spazio Amatori, dunque, un spazio fisso all'interno della nostra trasmissione, perché è un mondo da seguire attentamente, che ci regala tanti spunti e tante notizie interessanti. Riprendiamo con i campionati, ci facciamo subito raccontare da Massimiliano Paluzzi come è andata questa sfida. Una partita diciamo inizialmente molto, molto tattica, noi già dal 15° minuto eravamo a 5 falli e siamo stati costretti ad abbassare il baricentro per evitare il 6° fallo e quindi l'eventuale tiro libero, e dopodiché abbiamo trovato il gol, ma l'abbiamo trovato con uno schema che noi puntualmente facciamo in allenamento e ci è capitato di fare anche in altre partite. Il secondo tempo siamo scesi già più sereni col fatto che stavamo a zero falli e abbiamo fatto una partita di attesa e di ripartenza. Infatti anche il secondo gol è venuto su una situazione che avevamo provato in allenamento la settimana scorsa, cioè quello di triplicare le marcature in un punto del campo e sfruttare le ripartenze. Infatti così è stato, perché poi siamo ripartiti con Passannante e con De Falco che ha chiuso il secondo palo. Chiaramente poi anche da parte loro c'è stato, diciamo, un modo di reagire che a noi ha fatto bene, perché eravamo coperti, non concedevamo nessuno spazio. E comunque sia, quei pochi tiri che hanno fatto, è stato bravo Pappa a salvare il risultato, e poi hanno trovato il gol del 2-1, mancavano pochi minuti ormai, abbiamo anche usufruito del tiro libero, mi sembra proprio gli ultimi 30 secondi e non l'abbiamo sfruttato. Comunque è stata una partita che inizialmente è stata molto 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 tattica. Ripeto, ho dovuto cambiare atteggiamento durante la partita varie volte per le varie situazioni che si venivano a verificare in campo. Comunque sia, loro è una squadra molto esperta, con giocatori che vogliono la differenza, la fanno. Siamo stati bravi noi, forse abbiamo avuto un gruppo che ci ha creduto sin dall'inizio, più voglia, e questo magari ha fatto sì di portare a casa i 3 punti. Discorso Gymnastic Century l'abbiamo affrontato con mister Paluzzi, volevo chiamare in causa anche Roberto, è una Century Futsal insomma che stenta un po' a decollare, o sei soddisfatto comunque di quanto la squadra sta offrendo? Soddisfatto no, però sicuramente le previsioni della vigilia erano queste, le favorite erano altre e adesso la classifica comincia a darmi ragione. Poi è normale che Massimiliano sgrattugia, quell'altro fa le corna, ma è come dico io, quindi parla la storia, parla l'entità. Loro sono più squadre, hanno più energie fisiche, cioè sono tutti ragazzi, hanno più motivazioni, è quello che stava dicendo prima Massimiliano, concordo pienamente, quindi in base a questo fanno quello. Poi naturalmente le novità di questi giorni, voglio mettere un po' di vetriolo alle situazioni, sono questi continui rinvii. Ovviamente penalizzano un po' il campionato questi tipi di rinvii, perché tu puoi stare senza un giocatore quella settimana, ma se tu continui a spostare le partite ovviamente il vantaggio o lo svantaggio deve essere uguale per tutti. Probabilmente la prossima volta che avrò qualche pranzo anch'io chiederò lo spostamento della gara. Un pungente Roberto Martin. Daniele, tu che sei così esperto di regolamenti, non c'è un modo per vincolare in qualche modo lo svolgimento degli incontri?
C'è, non viene, bravo, Roberto suggerisce, anche se non inquadrato, suggerisce che non viene applicato. Purtroppo siamo alla quinta giornata di campionato e già ci sono due gare da recuperare. Guarda caso poi in mezzo c'è proprio la stessa squadra, due volte il Ceriara. E ce n'è un'altra che è la Virtus Fondi. Ha chiesto il rinvio, l'aveva chiesto anticipatamente, però a questo punto io direi, altre volte io ricordo benissimo, molte, quando ci sono le circostanze del caso, anticipano addirittura, o si posticipa la gara di un giorno, ma neanche. Quindi io non vedo questa cosa. Già all'inizio ci sono troppi mormori, non solo per la parte chi lotta su o chi è nella parte bassa. Qui ancora non possiamo fare questo tipo di discorso. Resta comunque il fatto che sono scontri e sono impegnate squadre di un certo interesse, guarda, se andiamo a guardare benissimo la classifica. Comunque, tornando un po', la miccia è stata innescata ed è giusto a questo punto, non è perché l'ha innescata Roberto, è giusto perché così i campionati in un certo senso vengono falsati. Ecco, c'era Massimiliano che voleva aggiungere qualcosa al riguardo. Sì. Parlo da allenatore, tanto poi alla fine ognuno deve guardare la propria squadra, però se andiamo ad analizzare le partite che adesso dovrà andare a affrontare il Ceriara, sono per tre mesi deve giocare tutti i giorni, cioè due volte a settimana, perché sì, Palazzo. Se consideriamo il fatto che proprio domani sera il Ceriara ha il primo recupero a Gaeta, domani pomeriggio alle 4, ma partendo da domani, sabato è di nuovo in campo e fino alla fine del mese di novembre, tenendo conto, come ha detto suggerito, con la Coppa, c'è un'infrasettimanale, no? Il Ceriara si trova a giocare ogni tre giorni, ma non è perché adesso uno vuole parlare del Ceriara a difesa del Ceriara, la stessa cosa sarebbe trovata la Century, guarda caso la Century insieme a Ceriara e Atletico Scauri sono le tre uniche superstiti, almeno che ci rappresenteranno ancora per la Coppa Lazio, quindi lo stesso identico discorso vale per loro. Magari Ceriara, come diceva Massimiliano, è più legato a questi impegni, quindi è una cosa che già i campionati si sa, li si affronta con tante situazioni, giocare addirittura di sera, prendere campi e tante i mormori cominciano ad arrivare, non sono cose che inneschiamo noi ci troviamo poi, come si dice, a riportare un po' quello che è il malumore di tutti, di tutti i fine settimana, di tecnici, dirigenti, soprattutto presidenti, perché dicono giocare un infrasettimanale diventa piuttosto problematico. Domani addirittura è una festa magari comandata, però con tutte quante le problematiche del caso in questo frangente. Per esempio a me va bene, perché io sabato a Gaeta, domani il Gaeta affronta a Ceriara, quindi vuoi o non vuoi, guardando i miei interessi, dico meglio così. Poi è normale, dopo devono anche combinarsi altre partite, quindi anche il fatto stesso che magari noi abbiamo giocato e loro non hanno giocato, potevano stare lì al palazzetto e guardarci a noi e vedere sia noi che loro, cioè sono tante cose, però ma non sta portando questi benefici, anzi chi sta riposando ha molte difficoltà. Guarda, io non sto mettendo il dito, perché non mettiamo il dito su nessuna cosa particolare, mettiamo il dito sul sistema che è sbagliato, perché fino a prova contraria era dovuto a causa di forza maggiore, disponibilità dell'impianto, eccetera eccetera. Adesso mi sembra che stiamo un po' esagerando su questi rinvii, appunto 5 giornate, 2 rinvii, non sarà mai vista, credo, proprio se andiamo a ritroso negli anni non sarà mai vista una cosa del genere. Ecco, che mi è causa anche Alessandro Ginocchietti il tuo parere su questa situazione, anche da dirigente, insomma, di fatto il problema è della federazione a questo punto, credo, cioè la federazione mette un limite a queste cose. A noi anche è stata spostata di un giorno il derby, cioè a noi ci ha fatto sorridere, perché poi le motivazioni le abbiamo sapute, però non va bene. Se la settimana prima io do l'orario alla federazione e dico che gioco a tot ora, io il giorno dopo non posso cambiare tutto e farla giocare domenica mattina per altri motivi che non sussistono. Insomma, bisogna intervenire un po' su questo sistema, renderlo un po' più rigido, meno elastico, insomma, di quanto si sia rivelato fino adesso.
Dunque questi i pareri dei protagonisti della sfida tra Pontina e Gaeta. Torniamo su Massimiliano Paluzzi, il nostro ospite. Tiziana, avevi in ballo qualche domanda? Sì, volevo chiedergli come si è sentito ad affrontare i suoi ex atleti. L'emozione c'è stata, però è durata il tempo del riscaldamento. Poi una volta in partita sono avversari calcisticamente parlando, quindi ho pensato più alla mia squadra, a portare a casa il risultato e poi a fine partita salutarli calorosamente. Parliamo di questa tua avventura a Fondi. Hai trovato un buon ambiente, un gruppo affiatato, da quanto mi dicevi? Sì, ho avuto la fortuna veramente di trovare delle persone che credono in un progetto, non stanno lì con la pressione della squadra che deve vincere. E è un progetto che comunque sia, gli ho detto a loro anche che per arrivare a certi livelli bisogna lavorare almeno per un paio d'anni. E il gruppo, la squadra è fantastica perché comunque sia sono dei giocatori eccezionali sia sul profilo umano e anche sul profilo tecnico. Spero di portare più possibile la mia esperienza e di ottenere quanto prima magari dei risultati importanti che sia il presidente, il direttore sportivo, i giocatori stessi se lo meritano ampiamente. Vediamo i nostri opinionisti se hanno qualcosa da chiederti. Roberto. A Cillo, perché comunque il suo soprannome tradizionale lo chiamano così anche in famiglia tutti quanti, voglio chiedere invece di due scherzosi soprannomi quale preferisce. Ho sentito dire un Van Chill e un José Murillo, visto che sta dietro il Murillo col suo bar. No, guarda, preferisco Cillo. Va bene. Stefano? Facciamo una cosa un po' più tecnica. Sì, dai. Mi differenzio un po' da Roberto in questa occasione. Diciamo direttamente sulla partita questa con il Latina, con la Century, è stata una vittoria importante che può cambiare la stagione oppure andiamo piano piano, no, partita dopo partita? Non sono frasi fatte, comunque sia noi viaggiamo a fari spenti, nel senso che la squadra è una buona squadra, però ci sono squadre nettamente attrezzate, lo stesso Latina, sono sicuro che prima o poi usciranno fuori i valori. Il Ceriara comunque sia una buona squadra, un'ottima squadra, ma se devo dire chi mi sta sorprendendo adesso è l'altra squadra di Fondi, quella momentaneamente secondo me è la condizione in cui sta è quella favorita. Proprio per questo quest'anno il derby sarà veramente una partita da non mancare. Quello sicuramente, ma è stato già da quello che mi hanno raccontato, dai video che mi hanno dato, anche gli anni passati non è stato da meno. E sicuramente lì è una partita super sentita, già lo vedo dalle guerre, tra virgolette, logistiche che si fanno, sempre metaforicamente parlando. E comunque sia, lì c'è voglia di vincere da parte di tutte e due, sono due buone squadre, sicuramente loro adesso magari visto anche la posizione in classifica hanno un passo in più, noi stiamo lavorando con tranquillità, stiamo lavorando bene perché comunque sia non è facile allenarci alle 9:30 e finire alle 11:30 di sera, facciamo solo due allenamenti e per me sono pochi. Quindi ne servirebbero almeno tre in questa categoria per poter lavorare in maniera tranquilla e poter far svolgere tutti gli allenamenti, anche perché in due allenamenti poi devi andare a accorpare quella che è la parte atletica, la parte tattica, anche preparare la partita. E due allenamenti, poi alla fine ti incontri, parli, fai una riunione tecnica, inizi l'allenamento e ti vai a lavorare un'ora e quarta, un'ora e mezza, non di più. Questo è il discorso. Ecco, chiamiamo subito in causa Alessandro, Tiziana. Sì, Alessandro, com'è stata questa domenica da spettatore? Ci ha fatto bene, un riposo sì, subito, okay. Avevamo avuto il derby, quindi la prima giornata che ci ha portato via tante energie, più anche mentali, quindi un riposo secondo me ci ha fatto bene. Siamo stati a guardare, è servito anche guardare le altre squadre, siamo andati a vedere alcune partite, abbiamo visto l'Oratorio contro il Priverno, non sapevamo come fosse questo Priverno,
Abbiamo visto una squadra comunque anche questa è molto, abbastanza organizzata, anche se non credo che lotterà per la vittoria del campionato del Priverno. Abbiamo visto un pareggio tra l'L Nettuno e l'Eagles Aprilia che ci ha un po' sorpreso, anche perché noi abbiamo giocato con l'L Nettuno, è un'ottima squadra, ma sapevamo che questo Eagles Aprilia puntava a vincere il campionato. Noi ci giocheremo questo sabato, sappiamo che in casa sono molto forti. Anche l'anno scorso hanno avuto un po' di problemi in trasferta, ma in casa è difficile andare a vincere in quella palestra perché è piccola, per loro sono abituati, però noi andremo lì tranquilli, faremo la nostra partita, non abbiamo pressioni, non abbiamo niente, non siamo noi la squadra che dobbiamo vincere il campionato, ci proveremo a dare fastidio a tutti, a un Sissi Impianti che va a gonfie vele, tre vittorie consecutive, ha un mister che è il più preparato e il più esperto della categoria e ha ottimi giocatori. Ecco, ma questo progetto CIMIL Tinascaro? Il progetto CIMIL è nato, diciamo, le ultime 4-5 partite l'anno scorso con il nuovo mister Graziano Marracino, che è subentrato al posto di Alessandro Covelli. Ha traghettato questa squadra fino a fine campionato perdendo solo una partita. E quest'anno abbiamo cercato di completare una squadra che l'anno scorso noi credevamo già competitiva. Siamo andati a prendere un portiere che secondo noi è uno dei migliori della Serie D, che è Rizzato, Tiziano, e Salvatore Bagnato, che non ha bisogno di presentazioni, ha un grande talento del calcio a 5 pontino, è un ottimo giocatore. Però la squadra è giovane, perché mettendo dentro questi due il gruppo vecchio, abbiamo preso molti giovani, 91 e 92, è troppo presto parlare di puntare a lottare per vincere un campionato. Un discorso a lunga scadenza. A lunga scadenza, pensiamo che nel giro di 2-3 anni riporteremo la Tinascalo CIMIL in C2, anche perché la prima squadra di calcio a 5 a Latina è stata nel 2000 la CIMIL, e questo è il nostro obiettivo. Siamo orgogliosi del gruppo che il mister Marracino ha costruito. Sta uscendo Stefano Bragagnolo, sta uscendo Mariano Iannella, giocatori che comunque sono 5-6 anni che fanno la Serie D e stanno trovando quest'anno, sono molto carichi, anche perché sono cambiate un po' di cose con l'innesto del nuovo tecnico a livello di gestione. Prima di chiamare in causa i colleghi, Alessandro, come vivete poi questa rivalità con gli amici dell'oratorio? Guarda, mai come quest'anno abbiamo molti amici nell'oratorio, abbiamo Corrado Soldà che ha giocato da noi, Fratelli Milani, Federico Genovesi, un grande amico. Per noi non c'è una rivalità a livello di società, e quella c'è sempre stata, perché siamo due squadre di Latina Scalo, e il derby per noi è sempre un derby. E lo sentiamo dall'inizio del campionato, non vediamo l'ora che arriva il derby, però... Non siamo molto tranquilli. Bene. Con Daniele, Roberto. Roberto. No, ecco, mi interessava sapere l'andamento di due mie vecchie conoscenze, che sono Massimo Rattone e Nico Desideri, che sono ragazzi straordinari, un po' su con l'età, ma credo che a livello di gruppo siano molto importanti. Sì, Massimo Lattone e Nico Desideri sono due veterani della nostra squadra, danno ancora molto alla squadra e danno ancora molto a noi come società. Sono ragazzi d'oro che sono sempre presenti a tutti gli allenamenti, anche se non giocano, non giocano sempre o magari non giocano molto, quando giocano si fanno sentire. E all'interno di un gruppo sono fondamentali. Alessandro, tu non sei un veterano di questa disciplina, però come se lo fossi, perché da spettatore
puoi vantare sicuramente molte presenze, non solo nel vedere la Cime, ma hai visto anche molte tante altre squadre anche negli anni passati. Tra l'altro accanto a te siete anche un ex tecnico proprio, che, proprio diciamo agli albori. Sì, ho iniziato 10 anni fa lì con la Cimil. Ecco, quindi è stata anche delle belle esperienze. Alessandro, la presenza quest'anno di tanti giocatori che si sa ormai navigano tra la Serie D, fanno un po' come una pallina da ping pong tra la Serie D e la C2 anche, può far alzare, o almeno già le prime partite hanno fatto vedere che il tasso è aumentato e l'interesse soprattutto in questa provincia è aumentato a livello di Serie D? Sì, la Serie D mai come quest'anno, io non la ricordo, negli ultimi 4 anni non ho visto un campionato, c'erano le 2-3 squadre ammazza campionato, me lo ricordo 2 anni fa con Olympalus e Privernum, quelle due squadre, ma quest'anno è livellato perché c'è l'oratorio che comunque ha giocatori come Genovesi, Millozza, Soldà, c'è il Sissi Impianti, c'è Ligoz Aprilia, c'è la Cimil, c'è la Cimil. Si nasconde sempre. Sì, siamo tranquilli. Ma sarà contagioso il discorso. Comunque poi non dimentichiamo anche, per esempio quest'anno tornata anche l'Nettuno, che dopo tanti anni torna a partecipare nel campionato di Latina. Io ho avuto la possibilità proprio sabato di vedere il primo tempo proprio contro l'Eagles, due squadre che comunque, quello che è stato detto poco fa, sono due squadre che comunque attrezzate bene, l'Ele con l'innesto di molti giovani molto interessanti, tra l'altro forse l'unico protagonista non adatto alla gara purtroppo è stato il direttore di gara, scusate il gioco di parole, però vabbè, ci può anche stare, forse un po' troppo, però due squadre che stanno negli scontri, si vedono. Mi ha sorpreso un po' questi Eagles, soprattutto fuori casa, 2 pareggi consecutivi, 2 volte in trasferta, il primo un po' ballerino, alla fine ha rischiato pure di lasciarci le penne, mentre una nota di merito questa settimana io la vorrei proprio spendere proprio per la Broker, perché arriva anche il primo successo contro una squadra poi tra l'altro caparbia, anche un po' fastidiosa come quella del Cittadinanzio, incontrarla non fa sempre... Assolutamente. Ecco, Alessandro ne sa qualche cosa, sì, perché è una squadra che comunque gioca a alti ritmi e ha tantissima cattiveria agonistica, parlo di cattiveria agonistica, quindi è una delle squadre che a me mette più paura, anche se poi non sarà lì a lottare per la vittoria del campionato. E quindi complimenti ai due tecnici della Broker Sport, giusto Roberto? Ormai li abbiamo. La strana coppia. Li abbiamo ribattezzati i nostri portavoce quasi sul campo. Il nostro esperto del sud, Daniele Porcelli. Allora, sicuramente la cornice spetta al Real Terracina questa settimana, perché va a cogliere un importante punto su un campo difficile come quello dell'Old Ranch. E tra l'altro anche da recriminare qualche cosa, perché proprio nel finale ha sciupato 2 ghiotte occasioni addirittura per portare via l'intera posta in palio. E un risultato che ha fatto un po', come si dice, andare su di giri, diciamola così, il tecnico Giovannoni, perché lui credeva anche di poter continuare il momento di forma, anche se non è arrivata la sconfitta, però per lui come se lo fosse, aver pareggiato in casa perdi punti soprattutto per le squadre che poi possono leggermente prendere il largo. Don Bosco Gaeta, vabbè, l'avversario non era di grande caratura, tra l'altro il Ventotene quest'anno a Novera proprio sabato ha fatto l'esordio, un giocatore veterano proprio di questa categoria, poi i presenti sorrideranno, come Davide Simeoni che torna a giocare dopo una lunga inattività, guarda caso con una squadra che nessuno si aspettava come quella del Ventotene. Pareggi soprattutto molto importanti tra Vis Fondi e Olympus Sporting Club, come lo è anche quello tra Scauri e Maragana Caggita, dove il Maragana poteva sicuramente fare qualcosa in più.
Perfetto, anche il quadro del girone B è completato e adesso arriviamo a tirare le somme. Ha già preparato la sua scala il caro Stefano e allora andiamo con la nostra rubrica conclusiva. E allora, ti ha un po' anticipato per qualche aspetto Daniele, che ha già premiato qualcuno. Sì, mi ha rubato i temi principali. Eh sì, ma tu saprai rimediare, immagino. Sì, sicuramente abbiamo un bel finale, quindi per questo partiamo dal basso. Okay. Partiamo dal basso con la Sentori Futsal Latina. Proprio in questa partita, più che altro per la sconfitta di Fondi, che è una sconfitta e ci può stare. In un sabato del genere penso che pesi ancora di più la sconfitta della settimana precedente con la Pontina Futsal. Quindi adesso c'è bisogno di reagire. Sicuramente il calendario in questo momento potrebbe andare incontro alla squadra di Angeletti. Giù mettiamo, come abbiamo già detto, la federazione, proprio per questi continui rinvii dopo 5 giornate, comunque insolito, soprattutto per le motivazioni, senza dare colpe alle squadre protagoniste, comunque non è giusto magari condizionare già questo inizio di stagione, anche a livello mentale per tutte le concorrenti. Andando su, mettiamo, come ha detto Daniele, la Born to Win. La Broca Sport è stata la prima vittoria per una squadra che molti secondo me sottovalutano e quindi nel frattempo ha già fatto 4 punti in 3 partite e dobbiamo mettere per forza la Gymnastic Studio e il suo allenatore. Le immagini, fianco, le immagini sono state chiare soprattutto per il suo completo, quindi cioè, le immagini sono chiarissime, quindi mettiamo su prima il completo di Massimiliano Paluzzi che quando va in panchina fa sempre la sua porca figura. Costretto alla società, dai, lasciate perdere. C'è Massimiliano che parla ma con la bocca chiusa. Sì, sì. Questo è il solito Roberto con le sue imitazioni. Il nostro imitatore, sì. Avevi concluso Stefano? No. Sì, vabbè, tecnicamente cioè, che il vestito è talmente importante che non si può parlare della grande partita, quindi... Quello, il vestito vince da solo. Vince da solo.